Dunisiani, siamo in modalità hard e questo vuol dire che è una modalità super difficile perché praticamente ora, vedete, qua c'è una nuova sfida, cioè sopravvivi per 24 ore con solo oggetti di legno, eh? E voi direte, ebbe Dunis, ma che ci vuole? No, perché sarà super complicato, perché adesso praticamente quello che dovremmo fare sarà sopravvivere ovviamente fuori casa, perché vabbè, stare in casa, vabbè, allora quello lo sanno fare tutti, però questa sarà una modalità super difficile. E io non voglio morire perché io ho i miei 22 livelli di esperienza. Se muoio, urlo in giappocinese. È una nuova lingua inventata, fate finta che esista. Ok, scherzo, comunque non offendetevi se ho detto questa cosa, non l'ho detta con scopo razzista, io non sono razzista. Allora, però boh, sempre meglio precisare le cose piuttosto che poi magari sentirsi dire Dunis sei razzista, Dunis però sei stupido, questo sì perché ti sei dimenticato le cuffie. Però tranquilli che Dunis se le ricorda adesso e se le mette. Ma si sente qualcosa, scusate? Ah, sì, si sente per il verso ignorante della pecora. Molto bene. Però ora possiamo addentrarci nei posti pericolosi di Minecraft. Tipo là, eh? Possiamo andare ad affrontare quei creeper là. Voi direte, Dunis è una cosa stupida. E io vi dico sì, avete ragione, perché ovviamente le persone intelligenti fanno cose intelligenti. Le persone stupide fanno cose stupide. Abbastanza ovvia come cosa, no? ma cioè che ci vuole, insomma. Adesso vedrete che... No, ok. Siamo in modalità hard. Qua moriamo. Va bene. Roviniamo pure il paesaggio, no? Io ho sentito un qualche cosa di strano. Però mi sa che ormai siamo intrappolati qua dentro. Ovviamente, Dunisiani, io ho la night vision. Manco a dirvelo, ho la night vision perché non voglio che voi non vediate nulla. Assolutamente, questa è una cosa... No. Si vede che siamo in modalità hard, sto quasi per morire, praticamente. Cioè, manca poco, non voglio morire, ti prego, non voglio... Sarà difficilissimo, soprattutto verso la notte. Porca miseria, sarà super complicato. Comunque, Dunisiani, io volevo dirvi una cosa. Io voglio portare video anche insieme ad alcuni dei miei amici, Perché, cioè, nel senso, secondo me sono più belli quei video là, no? Quindi potrebbe iniziare una nuova vanilla, ancora una volta. Però scusate, cioè, non so, devo vedere comunque. Fatemi sapere anche se voi che cosa ne pensate di questa mia idea pazza. Però praticamente i video che voglio fare io sono i video in compagnia, tutti quanti belli, felici, simpatici, che ridiamo e ci divertiamo insieme. Perché è quello che faccio sempre io nella vita reale, non vedo perché non dovrei farlo anche qua su YouTube. Però, ora, scrutiamo gli orizzonti che con questi occhi da cavallo. E voi direte, ma come Dunis, tu non hai gli occhi da cavallo? Beh, in effetti sarebbe un'offesa bella gratuita, perché non penso che i cavalli vedano come gli esseri umani. Forse vedono... Non lo so, non lo sapete. Se lo sapete scrivete nei commenti, e così ci acculturiamo tutti quanti. Come vedono i cavalli? Sarebbe interessante saperlo. Però... Tipo, io so che i cani vedono tutti i colori più sbiaditi, più strani, più brrr. Non è bello. Bello vedere tutti i colori pieni. Vabbè, insomma, comunque, a parte queste lezioni di stranezza. Sì, perché è una nuova materia, le lezioni di stranezza. Sarebbe bello la mettessero a scuola. Vabbè, comunque, praticamente, adesso, però, mi sa che dobbiamo fare un taglietto qua. Proprio perché non sta succedendo niente, scusatemi. Quindi facciamo un taglio, aspettiamo la notte e facciamo un taglio e arrivo su. Dunisiani... Mannaggia la notte. Stiamo attenti. Allora, dobbiamo, come la scorsa volta, dobbiamo prima di tutto cercare un riparo. Perché ovviamente va bene che dobbiamo tipo andarcene in giro, però non dobbiamo morire, questo assolutamente no. Cioè, nel senso, non possiamo stare per troppo tempo. Questa cosa è assolutamente illegale. No, non possiamo stare per troppo tempo lontani, lontani da diciamo. No. Non possiamo stare per troppo tempo, stavo dicendo prima che Dunis si interrompesse, dentro, rinchiusi in un posto protetto. Assolutamente no. Questa cosa non vale, altrimenti la sfida è persa. Perché se vedete io sono anche senza armatura. Questa cosa è assolutamente pericolosissima e assolutamente non si deve fare, perché porca di quella miseria. Non è fattibile. Per ora tranquilli, adesso provvederemo a fare una cosa bella. Oh, mi sembra di essere all'inizio della vanilla. Oppure raccolto 4 di carbone.
Però adesso andiamo fuori. Oh la 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 la. Allora, visto che Dunis è pro, Dunis può benissimo riuscire a sconfiggere questi creeper e queste brutte cose. Perché porca... Oh mio Dio, mi sto cagando addosso. Ok, perfetto, però ci siamo riusciti. Molto bene, siamo bravi. Ho sentito uno strano rumore che non vorrei che mai succedesse più. Non so, sto mischiando le parole in modo tutto strano. E non vorrei... Perché qua ci sono anche gli scheletri, gli zombie, oltre ai creepers. Eccoci, lo sapevo. Vabbè, l'importante è non morire. Poi se fanno danni, chi se ne frega. Cioè, nel senso, tanto qua non è che ci viviamo, quindi non mi interessa più di tanto. Allora, e poi non è che siamo insieme ad altre persone che tipo dà fastidio, quindi non dà fastidio. Perfetto, lo lascio così, tanto non mi interessa. Invece... stiamo per morire con uno scheletro, perché, allora, i creepers, vi dico un segreto, i creepers sono tanto schifosi, perché, per non dire qualcos'altro, perché siamo su YouTube, ma ne direi di tutti i colori per i creeper. I creeper fanno talmente schifo solo quando ti esplodono in faccia o quando ti arrivano dalle spalle e fanno tsh, boom, solo allora, fanno proprio così i creeper. Solo allora praticamente va a finire male. Solo allora. Ma se tu riesci tipo a tenerli lontani e picchiarli e poi ucciderli, allora non succede niente. Diventa tutto quanto una cosa bella, no? Una cosa tanto bella, secondo me, uccidere i creeper, perché sono semplici, se vedete. Scusate, adesso vedete che muoio per un creeper. Perfetto, no? Ma scusate, ma avete visto, a parte che sto sputando ovunque, vabbè, ma che schifo che faccio, però avete visto che stava il creeper stava tipo volando mezzo, cioè, per via dell'altro creeper, no? Però adesso cerchiamo anche degli scheletri, perché quelli là sono brutti schifosi, tipo ba, st, vabbè, insomma, avete capito, no? Non è che posso dire, ah, là c'è l'albero spizzo, albero spizzo, sai dirmi qualche cosa? Hai visto qualche cosa di strano, Albero spizzo, mannaggia te. Ma c'è l'orda di zombie. Ma che cosa siamo? In apocalisse? Dunisiani, aiuto. Sto per morire. Questa cosa è brutta. Mai morire davanti ai creeper. Mai, assolutamente mai. Porca miseria. Però scusate, ma io, a parte che queste cose me le terrei. E qua abbiamo un altro motivo per non morire. Me le terrei. Perché queste zucche sono rarissime. Quindi non dobbiamo morire ancora. Ma sapeva... allora, visto che... Ma porca miseria, questi zombie fanno schifo. Fanno schifo. Allora, dovete morire. Io non è che ve lo sto per dire, però... Se no morite, vi sgrido. Perché il vostro compito è morire. Giusto per... No, giusto... Ah! Schifoso! Avete visto? Mi stava saltando addosso questo schifo, però... Dunis è talmente pro che porca miseria. Cioè, guardate qua, non ne prende nemmeno uno, come non detto. Però tranquilli che adesso Dunis... bravo, porca miseria, vedete qua, guardate. Stiamo uccidendo gli zombie, ma è una roba assurda proprio. Proprio una cosa che mai gli esseri umani... niente, perfetto. Mai gli esseri umani si potranno immaginare. Mai e poi mai. Assolutamente mai. Adesso dobbiamo subito andare in un posto sicuro. Perché? Perché dobbiamo craftarci una spada... In legno sempre, ovviamente. Cioè, cosa ve lo dico a fare? Ovviamente in legno la spada. Mica andiamo a craftarci la spada in giangiubertese. Cioè, no, ovviamente giangiuberto fa schifo. Porca miseria, ma da quando è che non nominavo giangiuberto? Fa schifo giangiuberto. Giusto per ricordarvelo. È una persona orribile. E porco sporco spino. Godo come un riccio appena nato. Per giangiuberto. No, che schifo. Che schifezza, no. Ho appena detto una cosa brutta, mi sa, vero? Vabbè, però tranquilli che adesso Dunis è super pro e prende la spada e prende pure la crafting tablizzula. Un nuovo nome magico per la spada. Ok, siamo tranquilli. È che qua adesso però abbiamo fatto piazza pulita. Allora, però avevamo detto non troppo tempo in un posto. Quindi adesso ci dobbiamo spostare e andarcene. Ma no. Allora, porca miseria, mi sa che adesso inizierà tipo l'orda di tutte le creature esistenti presenti su Minecraft. No, ma siete pazzi. Ma siete fuori di testa? Ecco, bravo, bravi. Uccidetevi fra di voi. Adesso sfrutto i crepacci. Sfrutto le montagnine. Vedete? Le sfrutto così, capito? Gli scheletri non mi spareranno. Bisogna essere astuti nella vita, però... In tutto ciò ho anche trovato una casa della strega. Poi tra poco andremo pure a prenderla, la strega. Cosa ho appena detto? Mi sa che ho detto una cosa... Nel senso... No. No, 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 no. No, non possiamo morire proprio ora.
Qua c'è pure la strega che secondo me è andata a creare questi schifosi. Allora, porca miseria, dobbiamo stare attenti. Allora, tutti quanti insieme attenti, stiamo attenti perché... Porca miseria, ma stai scherzando? Ma non ti permettere mai più. No, scusate, è impossibile sopravvivere per così tanto tempo con solo la spada di legno. Porca miseria. No, Dunisiani. Questa è una difficoltà veramente difficile. E non voglio mai più farlo. Mai più. Via per sempre. Ciao, addio. Perfetto, allora. Avevamo detto che non possiamo stare troppo tempo. Ma che sta succedendo? Perché sto morendo? Oh! Ma perché sono morto, scusate? Allora, Dunis, ho ritrovato... Allora, Dunisiani, ho ritrovato tutte le cose che avevo perso. E secondo me sono morto perché c'era qualcosa qua sotto. Ma comunque non è importante perché... non vale. Cioè, i bug di Minecraft, scusatemi tanto, ma non valgono. Non possono valere i bug di Minecraft perché altrimenti, cioè, scusate, no, non valgono. Come non valgono, non vuole nemmeno sfruttare i bug di Minecraft, non vale nemmeno se muori per i bug di Minecraft. Quindi, alla fine, la sfida, visto che è anche diventato giorno, l'abbiamo vinta, no? Perché, scusate, siamo restati per così tanto tempo vivi. Cioè, nel senso, poi dovete essere voi che mi confermiate se ho vinto questa sfida oppure no. Fatemi sapere voi se l'ho vinto oppure no. Nei commenti, fatemela sapere perché questa è una bella domanda da sapere, diciamo. E poi qua ho pure ritrovato la casa, quindi siamo a posto. Abbiamo anche esplorato una casa della strega, perfetto direi. Cioè, meglio di così non potrebbe andare. Abbiamo anche trovato un calderone. Secondo me abbiamo vinto, perché cioè nel senso non c'era nessuno dentro. A meno che non ci fosse stata una strega. No, però scusate, le streghe mica colpiscono. Perché io ho pensato magari c'è stata una strega, no? Che aveva bevuto la pozione di invisibilità, no? Con tutte le cose che faceva tutto così, no? Ma, cioè, capito? Le streghe non è che ti prendono a bastonate dopo da invisibili. Non fanno così. Forse c'era una maledizione. Forse potrebbe essere anche questa cosa. Potrebbe essere di tutto, Dunisiani. Tutto può essere nella vita. Chi lo sa? Vabbè, comunque, se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete se ho vinto la sfida oppure no, così vi do il cuoricino. In ogni caso, qualsiasi cosa diciate, se l'ho vinta oppure no, a me va bene. Però vi do il cuoricino, ovviamente. E noi ci vediamo al prossimo video, Dunisiani. Ciao!